sul versante politico del suo partito. Come vede l'alleanza col PD? Come ho dichiarato negli scorsi giorni, un'alleanza è un rapporto che va costruito, non può essere un'alleanza fredda, una fusione fredda che non funziona, va fatto sui territori, in alcuni luoghi l'abbiamo fatto funzionare, in altri un po' meno. Ad esempio ritengo un po' surreali le dichiarazioni di Emiliano recenti rispetto a Nardò, al rapporto che si sta facendo e il suo sostegno personale invece per un sindaco di estrema destra sostanzialmente. Una bocciatura quindi? Ma no, io credo che sono... Ogni movimento politico ha le sue tensioni, i suoi problemi da gestire, ma credo che anche nel rapporto con il Partito Democratico dobbiamo aiutarci a gestire anche queste situazioni. Credo comunque che sia il futuro del movimento, di questo nuovo movimento, sia guardare al campo del centro-sinistra con il Partito Democratico, su un rapporto però che deve essere paritario. Qual è la sua posizione rispetto alla mozione di sfiducia? Io credo che sia intollerabile ciò che ha detto il sottosegretario Durigon, credo che non è compatibile con la sua permanenza al governo, quindi io mi auguro che non si arrivi alla mozione di sfiducia, credo che sarà necessario un passo indietro di Durigon. Segreteria politica di Conte, quali i suoi suggerimenti? No, figuriamoci se io mi permetto di dare suggerimenti a Giuseppe. Personalmente sarò a disposizione per tutte le cose che serviranno nel nuovo movimento e anche per fare niente, se sarà questo. E come si muoverebbe? No, non mi permetto di dare suggerimenti, però vedo tante persone, tanti volti nuovi nel movimento, tra l'altro due sono qui con me, quindi sono persone... Un criterio da seguire? Penso che vada seguito il criterio della competenza, della capacità, e da questo punto di vista coincide con un criterio di genere, perché le donne sono più capaci e competenti degli uomini. Grazie molto. Grazie. Una prima impressione di quello che ha visto in questo giro fra i paesi colpiti dal fuoco? È un'impressione drammatica, non ho parole per descrivere quello che ho visto, vederlo, ho voluto essere qui proprio per questo motivo, perché vedere le cose dal vivo ha un effetto sempre diverso, per stare vicino ai sindaci, ai territori, agli agricoltori, ai cittadini, alle istituzioni che sono così duramente colpite da un fronte di fuoco che non si è mai visto, e abbiamo voluto assieme al vice ministro Todd e alla sottosegretaria Fontana anche i rappresentanti dei tre ministeri che hanno più competenza sulla tragedia che abbiamo visto, perché riguarda l'agricoltura, riguarda l'ambiente, riguarda ovviamente lo sviluppo economico e le attività produttive. Faremo il possibile per star vicino a questo popolo che è così colpito, come ad altre regioni. Domani saremo in Sicilia. E il tema è capire come aumentare la capacità di prevenzione rispetto a fenomeni che sono sempre più frequenti. Io ieri ho firmato, credo, 19 declaratori di stato d'emergenza per le gelate, con una richiesta di danno per 1.870.000.000. Ogni settimana ogni mese si susseguono eventi calamitosi, incendi, gelate, grandine, e poi ci sarà la stagione delle alluvioni. È un tema che dobbiamo affrontare con una capacità preventiva superiore a quella che abbiamo, perché altrimenti anche laddove avessimo le risorse per risarcire il danno non risolviamo il problema. I sindaci le chiederanno come ripartire, con quali risorse? Appunto questo è l'elemento centrale, sicuramente le risorse devono essere trovate, perché non possiamo lasciare i territori morire così, è evidente. Stiamo lavorando già col MEF, col Ministero dello Sviluppo Economico, per trovare le risorse adeguate, ma il tema è poi investire queste risorse per non rifare nello stesso modo ciò che c'era, ma per fare sistemi, va molto di moda la parola resiliente, ma non ce n'è una diversa da questa. Dobbiamo trovare il modo di implementare dei sistemi produttivi resilienti anche a fenomeni come quelli degli incendi o come le alluvioni, le gelate, eccetera, eccetera. Ministro, io volevo chiedere, anche se ancora molto presto, si può eventualmente anche pensare in qualche modo di mettere mano ai regolamenti comunitari, perché forse in questo eccesso di tutela ambientale si trova anche la chiave di qualcosa che non è andato, diciamo. Sicuramente in realtà già la nuova PAC in qualche modo, puntando su ecoschemi, sulla strategia sulla biodiversità,
come elemento integrato di gestione del territorio, sta cercando di far capire che l'agricoltore è in realtà ancora il contadino, cioè che è il primo custode del territorio, e quindi vanno dati gli strumenti a questi imprenditori per poter essere veramente i primi custodi del territorio. Credo però che siamo un po' in ritardo, oggi va affrontata l'emergenza e vanno contemplati strumenti nuovi di gestione della prevenzione. Okay. Facciamo una domanda.